Allora, ciao belli, ciao belle, lasciti, ciao 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 ciao. Mi sono pure inglitterata, ma non si vede niente. Perché ho il cellulare in carica. Perché era andato. E se tengo la camera di costà, come sapete, non è un'inquadratura con cui io mi vedo. Perché oramai mi sono abituata a vedermi con l'inquadratura di là. Ciao bamboloni! Allora. Questo trucco mi è venuto su così, mi è venuto su così, perché comunque ora che ho un po' più di tempo a disposizione ho detto mi dedico al trucco. Era più o meno quello che avevo in mente, anche se non è proprio così quello che avevo in mente, però ora voglio fare la faiga e quindi farvi vedere a faiga come fanno le vere youtuber, le vere guru. Com'è il trucco? Dun, dun, dun. Poi ci dovrebbe essere tutta la musica sotto, no? Ok, dopo sta fregnata, facciamo così e vediamo se riesco a farvelo vedere così meglio. No, io non credo. Allora, cercherò di mettermi più vicina. Allora, il trucco l'ho fatto con una delle nuove palette che ho preso. Mi sono data pure il blush nuovo e l'illuminante nuovo di Zicca. Mentre sulle labbra c'ho Vanguard. Ora, siccome vi devo girare pure un haul delle cosine con il 3x2 che ho preso tra Wycon e Kiko, stavo pensando di farvi vedere pure quello di Kiko, che è un marrone bello intenso. Questo mi sembra un po'. Il Vanguard ci spinge un po', ecco. Però, vabbè. Ora intanto facciamo questo e poi. Allora, vi mostro cosa ho usato. Allora, come palette ho usato quella di Carmi Mua. Naturalmente, lo sapete, io come per farvi i trucchi non so poi così brava. E quindi io mi impegno tantissimo. L'importante è quello. La palette è questa. Ve l'ho già fatta vedere nell'haul che vi lascio qua. E questa è la palette. Come vedete è fantastica, ci sono dei colori bellissimi. Questo è appunto quello duochrome sul verde che io ho messo qua sotto, che però avevo intenzione di mettere per l'appunto qua dentro, anche ve lo faccio vedere. Eccoci. Perché a me metterli qui dentro mi piace un sacco. Vedete? Ok. Sono molto pigmentati, però allo stesso tempo le riuscite a modulare tantissimo. È veramente una bellissima palette. Non gli avrei dato una cicca fricca, e invece è molto molto bella. Naturalmente sulle labbra ho Vanguard, che vi ho detto, secondo me ci spenge un po'. E su come fondotinta ho usato il cover della Pupa. È fantastico, bimbe. Questo fondotinta è veramente bello. Sono 30 ml. E costa una balla perché costa 15 euro e rotte, non sono poche, però devo dire che come risultato è impeccabile. E sulle guanciotte mi sono dato questo della Freedom, che è un regalo di una Shuiha, Noemi mi sembra, che è questo, che praticamente tutto mischiato insieme, vedete, vi dà questo risultato. Perché poi non sono andata a dare la terra come faccio di solito. Come illuminante il Gold Goddess, quel dorato pazzesco che è sempre nell'haul. E le ciglia finte sono le Clean Color, queste qua. Boh, è una collaborazione vecchissima di un botto di tempo fa, ma avete chiesto cos'è questo? È questo, ed è il numero 39. Di Kiko, mentre ah no, ora non c'è l'altro, mentre quello dell'altra volta era più color cioccolato, secondo me è molto più bello. Allora, ora vi faccio vedere questo che è Vanguard e adesso vi ci metto quello scuro di Kiko che secondo me ci sta molto meglio. Vediamo. Ok, eccolo qua. Questo è lo 08 della Kiko ed è questo marrone super intenso che assomiglia tantissimo a Coco. Bello, 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 mi piace un sacco. Va bene. Perché l'altro mi sembrava smortisse un po'. Io vi lascio al trucco. Spero che comunque questo make-up vi piaccia. È un po' strambo, diciamo, è un po' strong, visto che non ho fatto il make-up di Halloween. Mi sono data pure
Questo qui che dovrebbe essere glitteroso, che voi in camera non vedete, ecco, li vedete i glitter, che naturalmente in camera non vedete. Io vi mando uno bacio, fate le brave, vi lascio al make-up, fatemi sapere se il make-up vi piace con un pollicino in su. Io queste cose non ve le dico mai, ma sono costretta a dirvele perché voi ve ne dimenticate e mi stracacate in pieno. Quindi, siccome anche io voglio i pollicini in su, mettete un mi piace se vi piace il trucco, altrimenti scrivetemi a mi sto trucco fa cagare. So che farà schifo la luce, però per la prima volta mi è venuto un bel trucco. Vediamo se riusciamo a riprodurlo. Allora, naturalmente poi cosa userò ve lo dico all'inizio del video, ok? Quindi adesso diamoci da fare. Ho già fatto la base, ci ho già messo un primer per accentuare e dopo questo ci ho messo appunto la cipria al di sopra. Ora partiamo con i toni più chiari. Quindi, anzi, mettiamo prima subito sotto l'arcata e ci metto questo qui, quel famoso. Se ciao, non si vede niente. Questo famoso colorone che vi ho fatto vedere nell'haul, che è fantastico, che è questo verde allucinante. Perché altrimenti se poi non metto questo qui sotto l'arcata, tende poi a non darmelo più, cioè non mi si vede più bene. Ok? E impese un po' di luzzentezza, vorrei che si vedesse. Oh, vabbè, risistemerò le sopracciglia. Dunque, andiamo a prendere il giallo e praticamente voglio fare una scalata di colori. Allora, giallo e lo andiamo a stendere largamente a larga scala. Questa palette è bellissima, non gli avrei dato una cicca e ha dei colori fantasmagorici, ecco, diciamo così. Ha dei bellissimi coloroni, anche perché io uso sempre gli stessi colori e invece ogni tanto è bello variare. Ora, siccome ultimamente sarò più spesso a casa perché devo stare un po' più dietro alla mia nonna, ho deciso di dare botta su YouTube, nel senso di mettermi sotto YouTube e dargli le secche. Mi procurerò le luci, mi procurerò tutto quello che devo e vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Che ne pensate? Anche se devo dire che i miei video mi stanno venendo a noia, quindi per favore buttate le idee perché i video ho esaurito tutte le idee. Fatto ciò, quindi avendo messo il giallo, andiamo a mettere il brutto, è che vedete il viola non si vede una minchia di là. Lo dovevo un po' forse ingrandire, però oramai è andata. Andiamo a prendere l'arancio. Mettiamolo sotto così. Io ultimamente adoro questi toni caldi, quindi aronzo stronzo. Arancio, marrone caldo, questo marrone cioccolato, mi stanno piacendo tantissimo. Non mi chiedete per quale losco motivo, ma è così. Ho usato lo stesso pennello perché questo è un pennellone che io uso per sfumare. Gimme love. Gimme love. Fatto ciò, prendo con questo pennellazzo qui. Allora, però qui non capisco il perché in questo angolo dell'occhio, porca miseria, tende a sparire il colore. Vedete? Mi cala la palpebra, come suol dire, e non si vede un accidente di niente. E comunque sappiate che le luci quando fanno schifo, fanno schifo. Se uno ha delle belle luci per truccarsi, mi dispiace, ma gli vuol dire tanto. Ora prendiamo questo rossone, cioè, finora che avete visto niente, questo qui, con il pennello della MAC il 217, che è uno sfumone, però tende ad essere più preciso. E lo vado a dare da qua, dall'arcata più bassa, ok? Sinceramente volevo fare un crease più ampio, vedete? Invece l'ho fatto solo qua, perché avevo paura, uno non si vedesse la sfumatura. Tutte queste belle sfumature di giallo, arancione e rosso che ho fatto volevo si vedessero. E due perché, non lo so perché, ecco, vabbè, è andata così, però va bene lo stesso. E invece ora che ci ho fatto questo enorme eyeliner, ho paura che non si veda,
no, paura, non si vede appunto il viola. Ci volevo mettere il verde, perché c'è un bellissimo verde qui, però vabbè, oramai è andato il viola. Perché quando parto mi viene in mente mille idee. Allora, tendo adesso a mettercene un pochino, ma tanto dopo si rifà il sotto anche. Eccoci qua. La sfumatura è venuta. La sfumatura da, diciamo, alba. Alba, questa sembra un'alba. Fatto ciò, ok, che la sfumatura c'è, prendiamo. Io prendo questi della Catrice, che oramai stanno a finire e le vorrei finire. Con un pennellino prendo questo e lo vado a dare per vedere se il colore al di sotto si vede un po' di più. Sì, ciao Ani, ciao Cami, ciao. Poi mi risistemerò per benino le sopracciglia, perché un pochino si so. E ora addirittura ho detto, voglio vedere se riesco a mettere uno sfondo bianco, perché con uno sfondo bianco i colori si vedono meglio, però adesso vediamo, dai. Una cosa per volta, eh. Give me love. Una cosa per volta perché innanzitutto non sono abituata, ripeto, a fare tutte queste cose. Ieri vi sto mettendo un get ready che durerà un'infinità. E devo essere sincera, avevo provato pure a sistemarlo questo get, no? Allora, questa mi è venuta un po' più alta dell'altra, vedete? Però vabbè, vaffanculo. Ecco, magari doveva venire così, però. E cercavo di sistemare sto get ready. Qual è il discorso? Che purtroppo sono troppi minuti ravvicinati e quindi non riesco a togliervelo. Allora, il colore è questo. Io ho preso prima il viola e poi ci ho spiattellato sopra anche il rosa e poi ci ho spiattellato il viola. Quindi prendiamo il rosa. Forse dovevo anche bagnare un po' il pennello, ma non l'ho bagnato, quindi oramai si fa come ho fatto di là, per evitare magari che venga diverso, perché non sarebbe proprio una delle migliori cose. Però come grandezza, secondo me va meglio quest'altra. Ora è venuta un po' più grande, ed è giusto che venga un po' più grande, perché si vede meglio. Allora, questo viola, questo rosa è un duochrome bellissimo, perché non so se... Oh, sì, certo, ora ce la tiro, eh. Perché se vedete questo duochrome al di sotto c'ha il viola, il celeste, violaceo, insomma è bello. Sta palette è davvero davvero bella. Ok, e ora ci mettiamo un po' di viola. Eccolo qua, più scuro perché ho detto bah forse... Molto bella, sì, ci piace. Una bella, bella palette. Con una bella gamma di colori. Ok. Vedete, infatti, è molto più grande rispetto all'altro e va benissimo. Vediamo se riusciamo ad allargare un po' l'altro. Secondo me si fa un danno enorme, però proviamo. Vediamo che si riesce a fare. Io penso poco, però. Ok. Chissà. Proviamo, ma secondo me si fa una porcata. Ora voi non vedete niente, scusatemi, ma devo imparare un attimino anche a gestire questa cosa dello specchio, delle posizioni, perché ho sempre fatto tutto babam babam davanti. Mari blu. Voglio restare con te se non me moro.
forse un po' più grande, non grandissimo, però. Meglio di niente, dai, un po' più grosso l'abbiamo fatto. Ora, con un pennino della Kiko Hell 52, sono andata a prendere questo verde matte, ok? E il verde matte io lo metto in fondo. Allora, aspettate, prima ci ridò un po' di rosso, ok? Così, un po' in fondo, per sfumare leggermente la parte esterna. Ok. Poi sempre con questo qui andiamo a prendere questo verde e avevo deciso di metterlo così in fondo, vedete? Poi fare così, come avevo fatto dalla parte di là. Perché questo è un pennino, diciamo, 52 è un pennello che io uso come pennino più che altro, perché però sfuma altrettanto bene. Ok, diciamo che si può lasciare così perché poi vedete, si va a toccare neandri che non si deve toccare. Ora, per fare l'eyeliner io uso questo qui della Kiko, sì, della Wycon, e vi faccio vedere come ho fatto a farlo così, perché ci ho spiattellato sopra pure l'ombretto. Allora, innanzitutto, Madonna, quanta perdita. Innanzitutto, ho cominciato dal basso. Io mi devo tenere l'occhio, eh. Io non sono una brava truccatrice, quindi mi devo tenere l'occhio. Quelle brave non se lo tengano, eh. Vorrei essere chiara. Ok. Anche se non è uniforme, non vi preoccupate, vi faccio vedere come ho fatto io. Ok. Qui mi alza, quindi qui. Ok. Probabilmente viene sempre uno in un modo e uno in un altro, quello è chiaro. Qui è più grande. La punta fa schifo, però oramai con un pennino, pennare un'ostia divina, l'ho perso, con un di questi, prendo questo colorone qua e ce lo spiaccico sopra. È finita la batteria. Potrei pure bestemmiare. Eccolo qua, vedete? Praticamente cambia il colore dell'eyeliner, che è una figata pazzesca questo colore così. Bellissimo, vedete? Diciamo che era molto bello lo stesso, però così mi viene più compatto. Ora poi metterò il telefono un po' in carica e facciamo pure il pezzo di sotto, l'entrance. Eccoci qua. Ok, finish. La punta è venuta pessima, però. È venuta così e la dobbiamo tenere come viene. Vai! Vedete, questa è venuta più grande e quella più piccola, però. Metto un po' in carica il telefono, se no c'è molla. E Cristo.